Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light. Oggi su richiesta vi faccio vedere come overclockare il monitor su una scheda video AMD. Siccome io non ho questo tipo di scheda video, sono andata a ricercare su internet degli screenshot dove ovviamente vi farò vedere passo per passo come overclockare il vostro monitor. Solo perché ragazzi non ho una scheda video di tipo AMD. Comunque, il primo passaggio da fare, come quello che vi feci vedere della scheda video Nvidia, è di andare sul desktop e fare tasto destro e vi apparirà AMD Radeon Software. Voi ci cliccate, dopodiché dovrebbe apparirvi questo menu, pannello. Dovrete andare su Settings, quindi Impostazioni, cliccare sul simbolo dell'ingranaggio in alto a destra. Dopodiché andate nella sezione Schermo, che sarebbe Display in questo screen, e aprite il menu a tendina che si chiama Risoluzioni personalizzate. Dopodiché cliccate su Create New, ovvero ne create una, e vi recate su Frequenza di aggiornamento, che qui nello screen sarebbe la Refresh Rate. E come consigliato nello scorso video, vi consiglio di aggiungere un 5 aggiuntivo alla volta fino a quando non trovate una via di mezzo su quella che vi va meglio. Quindi ad esempio se avete un monitor a 60 Hz aggiungete un 5, quindi 65. Se vi trovate bene lasciate quella, altrimenti se volete azzardare provate la 70. Se poi vi esce un avviso fate ESC dalla tastiera e rimettete il valore corrispondente che più vi andava meglio. Poi cliccate su Create. E poi ragazzi vi appare su risoluzioni personalizzate quella che avete appena creato, voi la selezionate e potete chiudere il pannello di controllo. Ultima cosa che dovrete fare è andare sempre sul desktop, fare tasto destro, impostazioni schermo. Andate in basso e cliccate su impostazioni schermo avanzate, cliccate su proprietà scheda video per uno o quello comunque che utilizzate, poi andate su monitor. E frequenza di aggiornamento dovrete cambiarla con quella che avete utilizzato adesso sul pannello di controllo AMD. Quindi se avete messo 65 andrete a selezionare 65, se avrete messo 70 andrete a selezionare 70 e così via. Poi fate ok, assicuratevi che ci sia lo stesso valore anche qui sotto su frequenza di aggiornamento. E una volta fatto ciò potete chiudere, così avrete overclockato il vostro monitor. Io spero ragazzi che questo video vi è stato d'aiuto, se vi è stato d'aiuto lasciate un like, ciao e alla prossima da Mary Light.